Grazie. Emozione, tornare a Zelig dopo un bel po'. Stamattina c'era questa notizia fra amici, diceva, ma sai che Sergio Sgrilli stasera a Zelig? Fra lui è piuttosto nevica, guarda. Mi presento, sono Sergio Sgrilli, credevo non ce ne fosse il bisogno, ma tristemente ho scoperto che c'è. Serata mia, io essere molto puntuale, quindi inizio ore 21, 21 e 25 ancora non si inizia, inizio un po' a esitarmi, 21 e 35 ancora fermi, esco dal camerino, vado a parlare con Pasquale, lì all'entrata, gli dico Pasquale, quale, che facciamo, che non facciamo, arriva un ragazzo, una ragazza di corsa, il ragazzo guarda prima Pasquale, poi guarda me e mi fa, scusi, sa mica se è iniziato? Ho detto no, prego, quindi sono io Sergio Sgrilli, siete benvenuti. Grazie davvero, grazie di essere venuti, grazie a tutti coloro venuti convinti dall'amico, quello che ti fa, vieni, vieni, questo è fortissimo, e l'amico ora ti guarda e fa, beh, fortissimo, ha iniziato un ritardo, ancora non ha detto un cazzo, ma fa cagare. E lui tranquillizza e dice, no, ma lui è un diesel, parte piano piano, poi alla fine spacca tutto. Il problema è quando l'amico dopo un'ora ti guarda e fa, senti, a me fa cagare, cioè. Speriamo che non sia così, anche perché questi applausi fatti prima, che un regista che mi dice, così ce l'abbiamo, degli applausi, le teniamo buoni, mi dà un'ansia. Loro lo fanno per tranquillizzarmi, ma dai, come davvero l'ansia da prestazione, cioè come sapere che stai per andare a fare sesso con la ex di Rocco Siffredi, cioè un...